Ciao a tutti i lettori di Ginger Generation, siamo oggi in compagnia a distanza, ancora per un po' purtroppo, di Andrea Settembre. Ciao Andrea, come stai? Ciao a tutti, ciao Alberto, bene, grazie, tutto a posto, tutto bene. Allora, mi fa molto piacere conoscerti, è la prima volta che ci facciamo questa chiacchierata. Ovviamente speriamo un giorno di poterci vedere dal vivo e abbracciarci anche in prima persona. Allora, siamo qui di fatto per parlare del tuo ultimo singolo, però in realtà volevo fare uno step precedente rispetto al tuo ultimo singolo. Volevo un po' che ci raccontassi la tua storia, perché tu in realtà hai una storia, diciamo, molto ricca di eventi, hai tante esperienze già alle spalle, nonostante tu sia molto giovane. Quindi raccontaci un po' il tuo percorso fino a questo punto e anche le esperienze che ti hanno segnato da un punto di vista artistico. Sì, io in realtà canto da praticamente sempre e infatti questa, diciamo, questa mia passione poi è diventata qualcosa di un po' più serio già all'età di praticamente 12 anni, perché ho partecipato a Dio Canto, che è un canale cioè un programma su Canale 5, e poi da lì ho scritto canzoni, ho partecipato a vari eventi, come per esempio il Festival Show, che tra l'altro ho anche vinto con il mio inedito su, cioè la mia canzone su, e poi da lì comunque ho continuato a scrivere, ho pubblicato canzoni, per poi arrivare al 2019, sì, che ho partecipato a The Voice ed è iniziato anche il mio, diciamo, percorso su TikTok. Però in tutti questi anni ho scritto molto. Ho partecipato anche a, per esempio, su Rai 2, il programma di Magalli, quello di Mezzogiorno. Ho fatto un po' di cose, insomma, anche in TV e cose così. Che cosa ti hanno lasciato Io Canto e The Voice come esperienza personale? Mi hanno lasciato entrambe la stessa, diciamo, la stessa un'autoconsapevolezza, ecco, sono cresciuto molto grazie a questi due programmi. Li ho vissuti un po' diversi, perché io canto avevo 12 anni, quindi l'ho vissuta di più come un gioco e quindi allora, ad essere sincero, già da quella, diciamo, tenera età mi ha fatto capire tante cose del mondo della televisione, tante cose proprio in generale anche nel mondo dello spettacolo. E The Voice l'ho vissuta con più consapevolezza, perché ero un po' più grande, ma sempre con tanto divertimento, e mi ha dato proprio tanta, come posso dire, mi ha dato le basi proprio per stare sul palco e per cantare davanti alla gente. È stato molto molto importante The Voice. Adesso appunto sei uscito, sei appunto sei fuori con questo nuovo singolo che è Boom Boom. Vorrei che mi raccontassi un po' il significato del testo di questa canzone. Boom Boom, ti dirò, inizio a dirti che è nata in quarantena, perché ero molto desideroso dell'estate, non vedevo l'ora che l'estate arrivasse, quindi appunto questa è stata l'ispirazione anche del testo, la voglia dell'estate. E quindi mi sono messo col pianoforte, quattro accordi, e poi da lì è nato piano piano il testo, proprio ricordando le sensazioni delle estati precedenti. E che mi mancavano, ecco, tutte quelle vibes che un po' mi mancavano nell'estate, e quindi piano piano è nato il testo. Come hai vissuto la quarantena? Ma l'ho vissuta un po' come tutti, fortunatamente tutto a posto, facendo tanta musica, facendo tanti TikTok come sempre, e sentendomi sempre con i miei amici, insomma, in videochiamata così, studiando perché avevo la maturità. E nulla, questo Ok, com'è andata la maturità? Tutto a posto? È benissimo, tutto stata a una cosa posto. stranissima. Molto strana, è stata stranissima. E anche la distanza con i professori, con i quali ero abituato a stare sempre vicino, che mi hanno veramente dal primo anno al quinto cresciuto, quindi è stato tutto molto strano, stranissimo. Ok. E quest'estate, alla luce poi della canzone Boom Boom, come te la sei vissuta? Cioè, ti sei vissuto un'estate, l'estate che speravi, che raccontavi nella canzone? Ci sono stati avvenimenti particolari? Raccontami un po' com'è andata. Fortunatamente sì, l'ho vissuta bene quest'estate con tanta cautela, però l'ho vissuta bene, mi sono divertito e l'ho vissuta proprio come la canzone. Sempre attento, ovviamente le misure di sicurezza, le mascherine, però ci siamo divertiti io e i miei amici tanto.
E invece raccontami di Soli Insieme, che è il singolo, diciamo, prima, boom boom. Di che cosa parla questa canzone? Soli Insieme parla veramente l'opposto, è una canzone molto più introspettiva, che parla proprio del sentirsi soli quando in realtà si è insieme ad altre persone. Quindi un po' un ossimoro questa cosa, perché appunto spesso ci si sente soli, è una solitudine interiore, quando magari si è attorno delle persone. Quindi è una canzone che ha un po' un significato introspettivo. Va capita questa canzone. Ok, è una esperienza che hai avuto tu stesso sulla tua pelle. Sì, è successo anche a me e anche a alcuni miei amici. Ci trovavamo un pomeriggio a parlarne, del fatto che spesso anche se fossimo in gruppo ci sentivamo un po' soli. E quindi poi da lì è nata Soli Insieme. Parliamo invece di TikTok, questa piattaforma di cui tutti stanno parlando. Vorrei che ci raccontassi un po' che rapporto hai con TikTok. E che cosa ti piace fare in generale poi sulla piattaforma? Come ti esprimi su questa piattaforma? TikTok è fantastica, penso sia l'applicazione del momento, veramente. E io l'ho scaricata, avevo TikTok quando era Musical.ly, ma non lo utilizzavo perché prima appunto era Musical.ly, non lo utilizzavo, guardavo solo i video e l'anno scorso ho iniziato da più o meno gennaio a mettere qualche video con una mia amica, ma nulla così, tipo uno al mese. E dopo The Voice, quindi esattamente tipo giugno, ho iniziato a postare regolarmente. E io faccio un po' di tutto su TikTok, veramente si può esprimere la propria arte al 100%, quindi io faccio un po' di tutto, un po' quello che mi va. E canto poco su TikTok perché mi piace più sottolineare l'aspetto comico e quindi faccio video comici, ironici, un po' questo, ecco. Okay. E in questo percorso hai conosciuto altri TikToker, altre web star, hai fatto amicizia? Chi hai Sì, conosciuto? ho conosciuto, e ne ho conosciuti tanti, ho conosciuto Cecilia Cantarano, ho Va bene, conosciuto, vabbè. intervistata anche Cecilia, quindi Cecilia, se ci guardi, ti mando un saluto. Stavo ancora aspettando che facciamo un duetto. Ah, allora questo è l'intervista giusta, questo è il momento giusto. Cecilia, sei stata avvisata, da questa intervista Esatto. potrebbe partire la collab. Sì. Magari, io tra l'altro lei la adoro, mi fa ridere tanto, mi fa ridere tanto. Sì, è simpaticissima. Hai conosciuto solo lei, anche qualcun No, altro? ho conosciuto anche altri, ho conosciuto anche Alberico De Giglio, ho conosciuto, adesso non mi vengono i nomi, ma ne ho conosciuti tanti, sì. Ok. Senti, allora tu già alle spalle hai, come abbiamo detto, l'esperienza di un talent. Hai anche pensato, provato, ti piacerebbe l'esperienza di amici? È una possibilità per te? Sì, perché no, non mi precludo da niente, ecco, e non mi piacerebbe, ecco, è un'esperienza che mi piacerebbe fare. Quindi potenzialmente, chissà, magari un giorno ti potremmo vedere poi fra i banchi vicino agli altri, chi lo sa, chi lo sa. E invece in generale, appunto, incrociamo le dita. E invece in generale per il tuo futuro, cosa ti aspetti? Adesso hai fatto dei singoli, vorresti fare anche un album? Hai altre canzoni in cantiere? Sì, tante altre canzoni in cantiere, sto scrivendo, alcune già scritte. Cioè, insomma, l'idea dell'album sarebbe un sogno, quindi adesso sì, bisogna un po' vedere nel corso delle cose cosa succede, ecco. Ciao a tutti i lettori, tutte le lettrici di Ginger Generation, vi mando un bacio, ma a presto, ciao!